a quest'ora che oggi in questa sala, mi sento un po' di imbarazzo, ma ora dopo che siete qua invece di essere fuori e dovete essere qui, però cercherò di condividere la vostra lezione in una maniera vicino circa. Allora, mi è stato chiesto di parlare delle piccole e medie imprese, soprattutto di che cosa è cambiato, quali sono le opportunità di una programmazione. Anzitutto sappiamo appunto che le imprese possono beneficiare, possono partecipare
2008 e visto successivamente in contemporanea con la strategia Europa 2020, ovvero il Smart Business Act, ma soprattutto sulla la rete per le imprese europee, una rete particolarmente importante lanciata nel 2010 con un interesse particolare nel campo dell'internazionalizzazione delle imprese, sapendo che è una delle vie uscite della crisi economica. Ho ripreso soltanto la prima pagina di questa rete, che in realtà ci permette di vedere quali sono i servizi garantiti. Sicuramente basterebbe andare sulla pagina della Commissione Europea per vedere quali sono i servizi dall'appoggio in concreto all'internazionalizzazione all'assistenza per il trasferimento di tecnologia, ma anche assistenza per quanto riguarda la progettazione oppure semplicemente informazioni sulle leggi, sul pacchetto di leggi che è in vigore in campo europeo. Tutti questi elementi funzionano anche non soltanto in inglese, ma che sono un elemento molto importante di collaborare prima di tornare all'università o la parte più grande nel campo della progettazione, sono quanto è importante in tanto le piccole e medie imprese, proprio per le loro caratteristiche, avere accesso anche ai servizi in lingua nazionale. Non è sempre facile avere accesso a dialogare in lingua inglese. In realtà la stessa rete esiste anche in italiano e per esempio clicando su ciascuna regione è possibile identificare dei contatti e soprattutto integrare vari fili per vedere quali sono gli enti con un profilo simile che potrebbe essere interessati nei servizi del concorrente. Dunque sono stati fatti tanti passi avanti a partire dal 1996 2010. Ora ritorniamo all'argomento effettivo di questa giornata, in particolare l'Unione Europea e l'opportunità di finanziamento per le imprese, sia per quanto riguarda i fondi diretti, sia per quanto riguarda i fondi diretti. Quello che seguirà mi focalizzerò su due progetti diretti, progetti matematici, Horizon 2020 e COSME, e poi cercherò di fare una breve presentazione dell'opportunità per quanto riguarda i fondi strutturali di investimento. Che cosa sappiamo? Sappiamo che in termini di coerenza con le programmazioni precedenti, vediamo praticamente gli stessi enti che hanno lavorato dall'inizio per la definizione del budget europeo, non ci sono praticamente delle risoluzioni, anche se sappiamo che le regioni, a partire dal 1986, hanno sempre una voce maggiore in capitolo. Però non tutte le regioni comunicano in maniera efficace ed efficiente con le istituzioni europee, e sappiamo che ci sono alcune regioni più attive, ma anche meno attive, e nella maggior parte dei casi che cosa ci dice la letteratura? Ci dice che la capacità di dialogo dipende non tanto dai loro tratti economici, ovvero da quanto sono sviluppate in termini di PIL, per esempio, ma piuttosto dall'efficacia della governance amministrativa, ovvero di quanto funziona bene il circuito amministrativo a livello locale. Che cosa sappiamo pure? Sappiamo che il quadro finanziario pluriennale è rimasto più o meno costante, con una lieve diminuzione dovuta anche ai periodi di crisi iniziale nel 2007, però che consigliamo un controllo dei stati membri su circa l'80% dei fondi a disposizione del budget europeo e una percentuale residua di 6% che è controllata dalla Commissione europea per il suo funzionamento delle istituzioni. In questa divisione dei fondi, quello che ci interessa in particolare è vedere che la coesione economica e sociale continua ad essere la fetta più importante del budget europeo. Che cosa significa? Significa che i fondi indiretti continuano ad essere il principale punto di riferimento per le piccole e medie imprese in termini assoluti. Allora, ovviamente prima di entrare nel dettaglio, sappiamo molto bene che non si può fare, a meno quando parliamo di piccole e medie imprese, ma anche di progettazione, di parlare della strategia Europa 2020 e in particolare dei tre elementi cardini che sono stati definiti nel 2010 in coordinamento della strategia di Lisbona, e parlo della
cercare di dimostrare la loro capacità di innovazione. Innovazione non è semplicemente un'innovazione tecnologica, ma anche un'innovazione di processo. Questi elementi sono centrali. La crescita sostenibile è altrettanto importante, sappiamo molto bene che nella maggior parte dei casi tutti i bandi cercano di identificare qual è il contenuto in termini di crescita sostenibile, dagli investimenti finanziati dal PNRR fino ai programmi del BORFSE o BORFESG, l'elemento della sostenibilità ambientale è sempre presente. Lo stesso vale per la crescita inclusiva, una crescita che fa riferimento a un'ambizione alla sostenibilità. I cinque obiettivi principali sappiamo sono degli obiettivi che sono declinati in maniera trasversale di tutti i programmi dell'Unione Europea, sia che si tratti di aspetti che riguardano l'occupazione, sia all'anno scolastico o in particolare la crescita delle imprese. Però quello che secondo me è importante è avere in mente come si declinano questi obiettivi e queste priorità. Si declinano in sette iniziative fare, soprattutto per le piccole e medie imprese. Quello che conta è l'iniziativa che riguarda la politica industriale per le aree della globalizzazione. E nuovamente ritroviamo un elemento centrale messo in evidenza già dall'inizio della chiamata, ovvero il collegamento tra le piccole e medie imprese e l'internazionalizzazione. Non si tratta di solo esclusivamente cercare di trovare una soluzione per uscire dalla crisi investendo nel territorio, ma investendo nel territorio in una locazione che abbia apertura verso gli altri territori, e questo elemento si trova in maniera molto chiara esposto nell'iniziativa riguardante la politica industriale. Allora, che cosa possono fare le imprese nella nuova operazione? Ovviamente il punto principale di riferimento sono i crediti, perché vi ho detto la relazione finanziaria è nettamente più importante, però io abbiamo parlato con gli organizzatori di questo evento, che ringrazio nuovamente per l'onore di avermi invitato, diciamo in maniera abbastanza naturale e spontanea che nelle loro attività, nelle loro attività quotidiane si orientano verso i diplomatici diretti e non verso quelli diretti. Per un motivo semplice, non perché sono più a una dotazione finanziaria maggiore, ma perché hanno uno scalzario per il mondo. E questo permette comunque alle imprese di sapere in anticipo quali sono le opportunità, di quando si possono presentare le proposte, soprattutto costruire le proposte, sapendo che dalle regole di base della progettazione una proposta di successo in genere inizia 6 mesi prima, magari che il tempo di costruire qualcuno intanto la nostra progettuale effettiva. Inoltre ci sono i vantaggi che non esistono a livello locale, dei vari convegni che sono pubblicati da una cola all'altra per evitare sovrapposizioni e così via. Dunque, i fornitori tematici, qual è la loro caratteristica? È quella che sono gestiti direttamente dal livello delle varie ONG dell'Unione Europea in collaborazione con le agenzie nazionali accreditate. Nella maggior parte dei casi abbiamo un'esigenza di un partenariato minimo di 3 Stati membri, si tratta di progetti focalizzati esclusivamente su un paese, ma in genere progetti che devono rispecchiare una vocazione transnazionale. Attenzione, nella nuova programmazione invece è permesso, in alcuni casi con un'eccezione, di presentare dei progetti da parte di una singola impresa. Questo è uno dei principali elementi innovativi nella nuova progettazione. Questi fondi tematici, comunque gestiti a livello centralizzato dall'Unione Europea, coprono varie aree tematiche, dall'ambiente fino all'industria e così via. E i beneficiari sono altrettanto variegati, tenuto conto che abbiamo progetti che trattano della salute e progetti che trattano dell'insegnamento, ovviamente i beneficiari sono diversi,
delle piccole e medie imprese per quanto riguarda l'Unione Europea, un altro elemento importante può essere stato quello di facilitare l'ingresso dell'Unione delle piccole e medie imprese per solo tutte le finanziamenti garantite dall'Unione Europea, ma anche al contrario la capacità dell'Unione Europea di garantire le regole della concorrenza. In questo modo si garantiva che gli Stati vanno a beneficiare a livello locale di viene di Stato non potevano passare i limiti della concorrenza. Quali sono le fonti di finanziamento garantite in questo campo? Le fonti di finanziamento sono quelle classiche, le gare di appalto, sappiamo per lo più per servizi di expertise, ma anche per servizi che riguardano l'organizzazione di eventi, la fornitura di attrezzature, e in questo caso il finanziamento al 100%, l'unico ovviamente caso di finanziamento al 100%, perché nella maggior parte dei casi le sovvenzioni per le piccole e medie imprese sono tra il 50 e l'80%, in alcuni casi 85%, ma ripeto sono casi eccezionali. Inoltre sappiamo pure che l'Unione Europea, reagendo alla precedente programmazione, ha messo in campo una serie di strumenti complementari di prestiti e garanzie, e soprattutto per quanto riguarda il capitale di rischio, strumenti che si sono affinati, si sono diventati più sfumati, più flessibili nell'attuale programmazione. Allora, quali sono in realtà le principali opportunità per le piccole e medie imprese? Se dovessimo guardare questa slide, vediamo che l'altro da un'unità sui minuti ho preso soltanto e elencato soltanto i principali problematici dove le piccole e medie imprese sono uno dei beneficiari, sia posto il programma dedicato esclusivamente alle imprese, sia Horizon, ma anche per esempio lo strumento per la cooperazione allo sviluppo, lo strumento europeo vicinale, lo strumento europeo vicinato, lei ha parlato prima, prima chiamato Empi, abbiamo veramente un incentivo verso il tentativo di avvicinare non soltanto gli enti pubblici nel tentativo di trovare la forza delle sinergie nel paese del Mediterraneo, se facciamo riferimento alle CCE, ma anche per esempio la cittadina di assieme le imprese, in quanto sono le imprese che garantiscono la sostenibilità istituzionale e nella maggior parte dei casi dei rapporti. Ovviamente la sicurezza alimentare, l'AIFA e così via. Allora, cercherò di, visto che il tempo comunque scorre veramente benissimo e non voglio rimanere, non riuscire mai a intendere, cercherò di presentare brevemente quali sono le opportunità di Cosme e come possiamo cercare di immaginare che Cosme possa aiutare le imprese. Anzitutto le informazioni di nuovo penso che siano molto importanti, le informazioni sono disponibili ovviamente in inglese per quanto riguarda i bandi, ma anche i documenti di riferimento e tutte le procedure riguardanti i conti le gare appalto sono disponibili in inglese sulla digi riguardante il mercato interno, ma sono disponibili anche in italiano in contenuti relativamente brevi anche sul sito di APE e in genere sul sito di tutte le regioni che cercano di tradurre quanto più velocemente, anche se nella maggior parte dei casi di altri sono quasi sostanzialmente in inglese. Abbiamo una dotazione finanziaria che sembra minore rispetto a quella del precedente programma che ci aveva creato, diciamo, la base per questa cooperazione all'interno delle imprese. La dotazione è di quasi 3 milioni di euro. Qual è come si spiega questa apparente discrepanza fra l'obiettivo di aiutare le imprese e una dotazione minore rispetto alla precedente programmazione? Non si tratta di nessun collegamento con la dimensione complessiva del budget dell'Unione Europea, ma fa riferimento a semplicemente a una ripartizione diversa delle risorse, in quanto nell'attuale programmazione sono rafforzate le sinergie tra questo programma e il programma Horizon 2020, che insiste sull'innovazione, dove in realtà i soldi sono divisi tra Cosme e Horizon 2020 e si assieme sono di più rispetto alle risorse finanziate nella vecchia programmazione. Abbiamo un'autorità di gestione centralizzata, siamo all'interno dei fondi automatici gestiti a livello dell'Unione Europea, abbiamo l'agenzia esecutiva per le piccole e medie imprese. I beneficiari in questo caso sono secondo me molto interessanti, perché non parliamo solo esclusivamente di tutte le medie imprese con le caratteristiche che abbiamo visto in riferimento al regolamento del 2003 e
di imprenditori giardini sul mercato del lavoro, aspiranti imprenditori, ma anche autorità nazionali. Per quale motivo è importante? Di nuovo, quelli che lavorano nel campo della progettazione sanno che per compilare un application form un requisito minimo di esperienza di almeno 2 anni nel campo è spesso un gesto. In questo caso, questo requisito può essere superato quando si cerca di accordare un'opportunità ai giovani imprenditori per ottenere assistenza e eventualmente capitalizzare le loro innovazioni. Osserviamo anche in questo caso che non si tratta solo esclusivamente di partenariati orizzontali tra le imprese, ma anche partenariati verticali volti a rafforzare il dialogo tra le imprese e le autorità, tra cui si specifica il fenomeno e poi quello che si mette in genere. Gli obiettivi sono obiettivi che di livelli standard coerenti con la strategia Europa 2020 e osserviamo un accento molto importante sul miglioramento dell'accesso ai finanziamenti. Sappiamo che a livello nazionale l'accesso ai finanziamenti è una delle principali sfide per le piccole e medie imprese. L'Unione Europea cerca di rimediare e garantire assistenza in questo campo, soprattutto per quei progetti con un'alta capacità di innovazione. Un altro elemento molto importante è quello di permettere alle imprese di andare oltre i confini nazionali e internazionalizzare sicuramente ritroviamo l'elemento centrale della strategia Europa 2020. Si investe ovviamente sulla competitività e la sostenibilità e poi come ho detto tenuto conto del fatto che tra i beneficiari abbiamo anche gli aspiranti imprenditori si insiste sulla promozione dello spirito imprenditoriale. Però secondo me quello che è particolarmente interessante è guardare alle opportunità di Horizon 2020. Questo programma è un programma che mette assieme un programma molto credo chiamato, che mette assieme il vecchio programma quadro, il programma quadro dedicato alla ricerca, il programma quadro per la competitività e l'innovazione, dunque riprende quella fetta di budget che il costo ha perso, e poi anche una parte dell'Istituto Europeo per l'innovazione della tecnologia, innovazione in lingua italiana potete trovare su Aure e poi sull'Agenzia Europea che ha cercato anche le informazioni in lingua inglese. Quello che ci interessa è l'allocazione finanziaria, abbiamo da 3 miliardi, si passa a 40 miliardi in uno dei programmi più composti dell'Unione Europea e uno dei pilastri è praticamente dedicato in maniera integrale all'accesso al capitale di rischio, dunque e all'innovazione delle piccole e medie imprese. È uno dei della innovazione delle piccole e medie imprese che fa parte dell'accesso al capitale di rischio, la numerazione è saltata. Dunque sappiamo che le piccole e medie imprese sono uno dei elementi centrali all'interno del principale programma tematico dell'Unione Europea. E all'interno di questo programma quello che vediamo è soprattutto l'introduzione di uno strumento specifico per le piccole e medie imprese che mette assieme non soltanto il secondo pilastro, quello dedicato esclusivamente alle imprese con una dotazione di circa 20 miliardi, ma anche una parte del budget allocato alle sfide sociali. E in questo strumento, come vi avevo detto, le piccole e medie imprese non devono per forza partecipare all'interno di un partenariato, ma anche da sole. Capiremo facilmente perché in realtà ci sono 3 fasi molto importanti a livello di questi bandi permanenti con delle scadenze ogni 3 mesi. Abbiamo una prima fase dove quei progetti con gli enti che hanno creato comunque una formula già consolidata di innovazione ottengono, se vincono ovviamente il bando, ottengono dall'Unione Europea 50.000 euro, una somma forfettaria da spendere entro 6 mesi più 3 giorni di coaching dalla parte della rete europea creata nel 2010 a supporto delle imprese. Questi soldi vengono spesi per consolidare l'idea di innovazione che l'impresa ha
già avvenendo in determinati casi già portata avanti e implementata. Ogni impresa in questo caso può presentare un progetto solo una volta all'anno e non è possibile presentare lo stesso progetto più volte. Questo è un elemento innovativo perché sappiamo che è una giornata da produzione, ogni fallimento è in una cassetta per consolidare anche in questo caso non si tratta di sostanze. Un elemento anche importante è il caso di un produttivo di grado, cioè nella prima fase progettuale di finanziamento, seguirà anche nelle fasi successive. Quali sono le fasi successive garantite all'interno di questo nuovo strumento che rappresenta, ripeto, una delle innovazioni della nuova programmazione? E quello di appoggiare le imprese nella fase di dimostrazione e di riproduzione sul mercato. In questo caso abbiamo un finanziamento che è molto corposo, non si tratta più di una somma proprietaria ma di una somma da giustificare con le spese effettive che porta alle fine a 2,5 milioni di euro. E ovviamente questa è una somma corposa e risparmiabile su un periodo che va dall'anno a 2 anni, e anche in questo caso i beneficiari possono avvalersi del codice garantito dalla rete europea di imprese. Anche in questo caso abbiamo un bando aperto con una sola condizione, che le imprese che hanno partecipato al primo bando devono continuare con la stessa idea, devono, possono cambiare l'idea di itinere, ma devono cercare di passare dallo sviluppo dell'idea progettuale in fase regionale verso l'implementazione. E infine abbiamo anche in questa fase un elemento molto importante, quello della terza fase, quello della commercializzazione. Sappiamo che c'è l'Unione Europea non investe queste soldi nella commercializzazione, in realtà non lo fa anche all'interno di questo caso, non ci sono finanziamenti diretti, ma ci sono in realtà degli strumenti nuovi di facilitazione, sia per quanto riguarda le facilità praticamente chiamate nel gergo delle facilities ma anche del supporto costante della rete europea per le imprese in termini di coaching, assistenza legale e così via. Dunque, lei è anche a livello europeo, è diventa, se volete, un tipo coltivatore a livello europeo per le imprese. Siamo soltanto all'inizio della programmazione, quindi non si può valutare ancora l'impatto di queste innovazioni, però quello che si sa, soprattutto per quanto riguarda il programma COSO, ma anche per COPASO, la Commissione europea in fase di progettazione di programmazione si è ha deciso di poter riformulare eventualmente le allocazioni finanziarie e implementare una strada in funzione dei risultati e in funzione delle esigenze del territorio. Oltre a questi finanziamenti diretti, come vi ho detto, ci sono anche dei strumenti finanziari di assistenza, come quelli che abbiamo visto precedentemente, garantiti nella maggior parte dei casi dalla Banca Europea per gli investimenti o dalla Banca Europea per gli investimenti, e infine, come vi ho detto, semplicemente assistenza legale nel caso di eventi europei della impresa. Lo stesso genere di assistenza attualmente funziona ovviamente anche attraverso il programma di commercio e le varie autorità a livello nazionale. I fondi diretti però rappresentano la principale attrattiva, la principale elemento di attrattività per le piccole e medie imprese. Perché? Perché l'allocazione finanziaria è nettamente più importante. Quello che sappiamo per quanto riguarda la nuova allocazione dei fondi diretti, sappiamo che gli obiettivi che tutti conoscevamo, convergenza e competitività regionale e occupazionale, convergono verso l'obiettivo di investimenti in favore della crescita e dell'occupazione, un obiettivo che compie l'intero territorio dell'Unione Europea con una divisione di regioni meno sviluppate in transizione e regioni più sviluppate. Se vogliamo vedere una mappa, vediamo che l'Italia Sud rimane un beneficiario importante di questi fondi, l'Italia non viene arrivato sotto il fondo di coesione. Che cosa è che la nuova programmazione porta di nuovo, e questo obbliga anche le imprese a cambiare la loro prospettiva? Quello di condizionare la relazione dei fondi a
domani c'è la strategia europea e la strategia Europa 2020 che si ritrovano alla base di tutte le programmazioni che sono state avviate con la logica di un dialogo multilevel coinvolgendo le autorità locali ma anche le autorità regionali, centrali e gli attori rilevanti a livello europeo, non soltanto per istituzionali ma anche di cui diverse. Alcune considerazioni conclusive, di cosa permettono? In realtà la fase di programmazione non è conclusa per tutte le regioni, alcune persone sicuramente molto più avanti. Io vivo in Sicilia e ancora la situazione è molto, molto indietro e questo ovviamente spiega perché la regione siciliana nel vincere di quest'anno ha ovviamente il rischio di disimpegno di poco, ma questo rischio permane in quanto più di tanti ci sono nella fase di formazione ovviamente più di tanti si accumulano successivamente. Che cosa possiamo dire? Possiamo dire che in realtà l'osservazione che aveva gli organizzatori avevano detto che tutto quello che diversi investimenti non si possono ricambiare indietro, se sono buoni diretti perché si coprono con uno scanzario e una relazione molto chiara dall'inizio. I fondi indiretti dipendono da una regione all'altra. Le imprese toscane sono più facilitate in questo caso e sono state facilitate appunto dei studenti che hanno lavorato in questo campo e effettivamente la regione toscana è una regione di eccellenza in questo campo. Quello che però possiamo dire è che nella programmazione sembra che ci sia una maggiore armonizzazione per quanto riguarda le norme, anche perché tutti i regolamenti convergono verso un poco unico e abbiamo una maggiore flessibilità nei fondi e sembra che anche tutta la parte di rendicontazione particolarmente onerosa della programmazione sia diventata molto più flessibile, si fa sempre più riferimento alle sanzioni forfettarie e questo rappresenta un onere minore per le regioni e le imprese che non hanno, spesso devono pagare le loro esperienze esterne per rispondere a queste esigenze. Dunque tutta la parte di consegne di attività di come anche dei costi. Quello che è un altro aspetto molto importante è che sembra che finalmente arrivi in maniera omogenea non soltanto nei paesi o nelle regioni di eccellenza, ma anche si punta sempre più sulla creazione degli capitali privati, società di capitali, capitali privati a entrare nei mercati privati, anche se non beneficiano sempre dello stesso livello di sovvenzione come nel caso degli enti pubblici o pubblici equivalenti. E la conoscenza di credito e chiesa per quello che questa vista è grande e grande perché partecipare al 50% dei costi non è così semplice da per motivare e iniziare a fare, per esempio dei progetti di cooperazione transnazionale, molto più semplice per ovviamente un ente pubblico equivalente di fare spese che possa andare al 75-85%. Vi ringrazio per la lezione, spero di non essere stata noiosa e se ci sono domande ovviamente sono alla vostra disposizione. L'Italia è un paese che ha un'attività di sviluppo.
quasi più o meno come la Sicilia rispetto a comunque molto più vicino alla Sicilia che alla Toscana. Quindi mi chiedevo da un punto di vista europeo quanto l'Italia è rimasta indietro e quanto c'è ancora da fare, se vuole fare, appunto soprattutto poter sviluppare anche una conoscenza a livello istituzionale, perché molto spesso i limiti incontrati con l'incompetenza magari istituzionali di agenzie o comunque di uffici che potrebbero quantomeno aiutare questo aspetto. Gli uffici regionali o nazionali che dovrebbero dare informazioni adeguate per il programma e non hanno le conoscenze e le competenze adeguate. Grazie.
destinazione per fornire supporto e per organizzare delle fonde aperte nel territorio, non soltanto a Firenze, ma anche a Livorno e poi andando nel territorio per cercare di motivare le persone a partecipare. Finché non farò questo, non sarà possibile motivare le persone a partecipare. E gli stessi piccoli di cui prima, le piccole e medie imprese hanno un profilo organizzativo, cioè spesso sono imprese di una famiglia, non ci sono le conoscenze, le competenze e avevo interesse per partecipare a questa conferenza, anche quando sono magari dei benefici concreti sul loro contributo. Non so se ho risposto, ma la sua domanda era Volevo chiedere, dottoressa, come mai allora non c'è in Italia una struttura, piccole imprese, piccoli artigianati, piccole medie imprese, che dice formo Stefano, dottoressa e Roberto, l'inglese, quando arrivano i bandi li traducete e li date a tutti quanti queste persone qua. Ma questa è una questione organizzativa, a queste piccole e medie imprese, che ci sono le associazioni. Seconda questione, da 3 a 80 miliardi significa che l'Europa ha preso consapevolezza di questa importanza delle piccole e medie imprese, oppure c'è stata una pressione magari dai governi nazionali di dire guardate che qui c'è questo problema, insomma diamo qualche cosa. Allora, sul fatto linguistico che cosa dire? Anzitutto poi sulle traduzioni c'è un altro divario, perché le traduzioni non sono quelle ufficiali, certo. Interpretazioni diverse. Anche e successivamente si possono invalidare dei progetti perché hanno fatto, si sono basati sulla traduzione e non sulla versione originale. Dunque questo è un grande problema, si parla dell'Europa del multilinguismo, dall'altro lato funziona quasi. Sui bandi centralizzati è quasi solo in inglese, non c'è altra opzione. In alcuni casi, laddove per esempio per Erasmus sono alcune novità, azioni che possono essere dall'agenzia nazionale e là si può presentare eventualmente anche in italiano, poi si chiede per la lingua, poi si chiede che la lingua veicolare del progetto sia l'inglese lo stesso, e dunque tutto diventa abbastanza complicato, ma è un elemento che secondo me non si può risolvere e sappiamo che per le piccole e medie imprese è ancora più problematico. Esatto, anche per l'amministrazione ci dovrebbe essere una struttura delle piccole e medie imprese che fa un'associazione, una fondazione che si occupa di queste cose qua, si dovrebbe essere. Perché non si può fare. Perché chi lavora nel campus che il progetto si finisce se scade se la scadenza tra le cose. Ah beh certo, certo. Non aprire. È difficile gestire questo progetto delle tradizioni. Si promette. Dai, 3 a 80 miliardi, sì. Allora, sono tra 3 e 80, in realtà si parla di quasi 20 miliardi dedicati, diciamo, se mettiamo assieme le varie azioni che sono dedicate esclusivamente alle imprese, però attenzione, ci sono poi le imprese che possono partecipare in tutti i fondi tematici, dunque si riprende ancora qualcosa. L'Unione Europea sa che se non investe nel 99,7% del suo tessuto economico, di crescita. Dunque, su questo non c'è dubbio dal punto di vista drammatico, lo sanno che devono fare. Gli Stati membri fanno pressione, ma sappiamo molto bene che non, gli Stati membri non sono omogenei. La Scandinavia, dove sono le imprese? Nel centro, nell'est e nel nord, là sono la maggior parte delle imprese. Lo stesso non è soltanto una realtà italiana, basta spostarsi in Germania, non è che la Germania è tornata così di successo. Sud e ovest. Spagna lo stesso, Francia lo stesso, dunque ci sono alcune regioni che dialogano in questa prospettiva. E il problema è che i mediani non sono abbastanza, lo sappiamo, sono per chi? Per le imprese in questo nuovo aspetto che loro hanno creato, che è meraviglioso, quando nuovamente quante imprese possono partecipare? Pochissime. Per le piccole e medie imprese, alla fine le opportunità concrete di ottenere soldi sono i fondi indiretti dove la progettazione.
più semplice. E più semplice essere da solo, cioè se poi quando ci vai facilmente da solo, così ma sappiamo purtroppo che in alcune regioni, non tutte, non in Italia, ma anche su scala europea, non basta avere una congelazione, ma se ci sono altri criteri non tutti formali, ma si prendono presi in considerazione. Grazie. Allora, io voglio collegare al programma COSME, appunto per quanto riguarda il livello europeo, prima di tutto mi chiedevo se vi è la necessità di un'istituzione europea che si occupi proprio delle imprese piccole, medie, ma perché no anche multinazionali. E poi mi chiedevo, rispetto al programma COSME, che io comunque reputo un passo importante in avanti, perché effettivamente si nota un cambiamento di strategia, anche di chiarezza di obiettivi e veramente di focalizzarsi su delle emergenze oramai che fanno parte sicuramente dell'Europa, anche se poi come dire, con importanza più o meno crescente in alcune zone specifiche, quali appunto la crescita, lo sviluppo, l'incentivo alla piena occupazione, la piena sostenibilità, quindi uno sviluppo economico sostenibile. Chiaramente questi sono obiettivi che sono fondamentali, ma che il loro limite poi è proprio forse il controllo anche ex post, quello che poi un po' lei ha detto. Mi chiedevo quali strumenti poi ci sono per una verifica poi dell'efficacia di questi interventi e tra l'altro quali azioni l'Europa invece sta facendo per promuovere come dire, i partenariati tra imprese, perché chiaramente il problema dimensionale se è stato finora detto che era un nostro virtuosismo, reputo che non soltanto per la situazione italiana ma in modo specifico per la nostra situazione il problema dimensionale è molto forte, perché questo poi non c'è niente da fare, limita le capacità anche di partecipare magari a dei progetti più grandi. E quindi magari l'Europa dovrebbe proprio incentivare l'internazionalizzazione e va di pari passo poi con gli obiettivi di sviluppo anche tecnologico, quali poi un'agenda digitale, perché chiaramente non si può parlare di internazionalizzazione se poi non c'è un sistema anche di supporto tecnologico su questo. Grazie. Grazie a te, in nessun caso ci sono di nuovo sono per aprire il dibattito. Allora, per esempio garantita sotto Horizon o successivamente fino a 2,5 milioni non ci
fase di commercializzazione diventa molto, molto delicata. Non è detto che l'impresa possa resistere di fronte a dei shock economici che funzionano sotto il suo profilo. Da questo punto di vista è ovvio che tutti questi progetti sono particolarmente vulnerabili. Il controllo dei risultati è di sicuro un obiettivo programmatico molto bello per la trasparenza, per cercare di giustificare soprattutto ai paesi del nord mondo, ai paesi del network, no, del nuovo come vengono spesi i soldi, ma sappiamo che concretamente non ci sono gli strumenti per garantire questa coerenza risposta. Questo va dato a tutti.
sa che i fondi che hanno governo dalla sono inferiori a quello che tanti altri attori internazionali rispetto alla Cina, infatti in Italia sono molto più attraenti perché sono meno importanti, ma anche in Europa abbiamo quello che succede in Grecia, che poi il mondo si orienta verso la questione dello stesso motivo. Anche se ne è quello è poco ma sì. Ci siamo qua, ma ha mangiato prima questo sì, 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 sì. Ah, no, perché sì, sì. Grazie a tutti voi. Perfetto, pochi ma buoni, dai. Spettacolo.